Taranto per un giorno capitale italiana di una grave patologia, quella dello stress. Infatti sabato 5 novembre a Taranto, appunto, presso Palazzo di Città, Salone degli Specchi, si celebrerà la giornata mondiale dello stress, unico evento in Italia, e contemporaneamente la patologia, la problematica verrà affrontata in 10 diversi paesi del mondo. Siamo con l'organizzatore, il professor Pier Michele Mandrillo. Dicevamo, un evento unico e che ovviamente ha una portata importantissima. Lo stress è una patologia ormai dilagante ed imperante. Sì, grazie della domanda e dell'attenzione. Taranto, come lei ha detto, per la prima volta quest'anno, nel 2016, diventa la città ove l'AISA, l'Accademia Internazionale di Esteate, e ISMA, l'International Stress Management Association, che rappresento nel mondo, organizza per la prima volta in Italia, in contemporanea in 10 paesi al mondo, la 18ª giornata di consapevolezza e di prevenzione dello stress. Ho scelto di portare questo evento nella città perché questa città ha bisogno di un incipit alla vita, piuttosto che soltanto una cronistoria giornaliera di morti per tumore. Affronteremo a tutto tondo la problematica di conoscenza dello stress, questa grave condizione cui l'organismo è sottoposto e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 dichiarerà prima causa di malattia al mondo. Affronteremo tutti gli ambiti di conoscenza con una giornata informativa e divulgativa aperta a tutti, quindi ingresso libero, per destare appunto l'attenzione su quanto il nostro organismo, istante dopo istante di una giornata, venga sottoposto come paradosso al male del vivere. E allora lo ribadiamo, l'appuntamento sabato 5 novembre a Taranto, Palazzo di Città, Salone degli Specchi, a partire dalle ore 9 per tutto il corso della mattinata.